È stata presentata in provincia l'edizione 2008 dell'Urbino Press Award, il premio giornalistico dedicato ai reporter degli USA. Si tratta del primo riconoscimento organizzato dall'Italia per i media degli Stati Uniti d'America, ormai inserito nei rapporti bilaterali Italia-USA, tanto che l'edizione di quest'anno è patrocinata dal Ministero per gli Affari Esteri. L'Urbino Press Award è diventato nei fatti il premio ufficiale per la stampa degli Stati Uniti in Italia. È dal 2006 che lo facciamo e nel corso di questi anni siamo riusciti ad avere nel Palazzo Ducale di Urbino, nella cerimonia di consegna, i più grandi reporter degli Stati Uniti, quelli che hanno fatto un po' la storia del giornalismo. Così sarà anche quest'anno. Il nome del vincitore sarà annunciato dall'ambasciatore Giovanni Castellaneta nella cerimonia di mercoledì 23 aprile. C'è da dire che l'iniziativa che viene fatta invece il 23 maggio è in qualche modo il vero spirito del premio, cioè la ricostituzione in maniera diciamo simbolica della Corte Ducale che ascolta la voce di un grande protagonista del nostro tempo. I protagonisti del nostro tempo oggi sono i reporter e dal loro particolarissimo osservatorio vedono come stanno cambiando le cose, quali sono i mutamenti che ci stanno intorno e dalla loro voce potremo capire qualche cosa di più del mondo che cambia. L'ambasciata d'Italia negli USA ha fatto propria l'iniziativa sotto molti aspetti. Sarà l'ambasciatore Giovanni Castellaneta ad annunciare a Washington il vincitore 2008. Presieduto dal giornalista Giovanni Lani, il premio è promosso dagli stilisti Piero e Giacomo Guidi ed organizzato dalla provincia con il supporto del Comune di Urbino, il patrocinio della Regione, la collaborazione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e di Aspin 2000, il patrocinio del Ministero degli Esteri, dell'Istituto Italiano di Cultura di Washington, del Rossini Opera Festival, degli amici e sostenitori di Rossini, Friends of the Roth e dell'azienda Monteschiavo. Abbiamo fatto una nuova etichetta che metteremo sotto i nostri capi, dove viene rappresentata un po' la nostra fabbrica studio e ci abbiamo scritto la cultura e le idee. Poi ci abbiamo messo una data, Urbino 61, perché io sono andato a finire da quando ero ragazzo che volevo fare una certa cosa, quindi ero 61. La cultura e le idee. Cioè noi siamo così, il nostro lavoro è veramente di creare dei piccoli sogni che diventano dei desideri e come questa cosa qui, questa è una cosa buona che poi probabilmente tutti gli anni con il lavoro di tutti diventerà ancora più grande. Io sono molto contento di questa cosa, l'ho detto prima, questa è una creatura di Giacomo, di Giovanni Lani, perciò questa noi l'abbiamo e la viviamo tutti i giorni in azienda come tante altre cose che facciamo, perché ho detto prima apparirà nei nostri capi di abbigliamento, in tutto quello che faremo, la cultura, le idee, questa fabbrica studio. Perciò grazie di questa possibilità, di questa occasione, di questa amicizia poi che diventa anche sentimento, tutte queste persone che poi collaborano insieme a noi a questo evento che speriamo che quest'anno che sia bello come nella passata edizione. Grazie. A presentare il premio erano presenti il presidente della provincia Palmiro Ucchielli, il sindaco di Urbino Franco Corbucci, il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi, il presidente di Aspin 2000 Luigino Gambini, Piero e Giacomo Guidi, il giornalista Giovanni Lani, il sovrintendente del ROF Gianfranco Mariotti. Come evidenziato dai presenti, l'Urbino Press Award, al di là dei positivi risvolti nelle relazioni diplomatiche Italia-USA, rappresenta una grande opportunità per aprire importanti relazioni economiche e politiche con gli Stati Uniti d'America. La terza edizione del premio giornalistico che è stata istituita dal Comune di Urbino, la provincia di Pesaro Urbino, la Regione Marche, la Camera di Commercio, l'Azienda per l'Internazionalizzazione, e soprattutto da Giacomo e Piero Guidi e da Giovanni Lani è per noi oramai una iniziativa di grande rilevanza internazionale che si tiene a Washington e a New York e poi a Urbino, dove l'anno scorso c'è stato l'ambasciatore americano in Italia e incontreremo l'ambasciatore diciamo italiano a Washington. E avremo l'opportunità di premiare una giornalista americana della grande stampa americana
presentare la nostra economia, presentare il Rossini Opera Festival, cioè presentare uno spaccato della provincia di Pesaro-Urbino, delle sue bellezze, delle sue straordinarie potenzialità dell'economia, che ha come primo partner industriale gli Stati Uniti d'America. Nel corso della cerimonia in ambasciata sono previsti anche un concerto di liriche rossiniane per la presentazione della fondazione statunitense Friends of the Roth ed una degustazione di prodotti enogastronomici con il tartufo di Acqualagna e vini Monteschiavo. Durante la missione negli Stati Uniti, i presidenti della Camera di Commercio e di Aspin 2000 terranno incontri su temi economici con i massimi rappresentanti delle istituzioni politico-economiche interessate ai rapporti Italia-USA. Il 23 maggio il premio verrà invece consegnato ad Urbino. Nel sito www.urbinopressaward.org tutte le informazioni, le foto e le curiosità sul premio.